Il disprezzo di Alberto Moravia. Non so quanto tempo rimanessi così, immobile, rannicchiato sulla seggiola, di fronte alla macchina da scrivere, gli occhi rivolti alla finestra. Finalmente udii la porta d'ingresso sbattere, lontano, dentro l'appartamento, e poi un rumore di passi risuonare nella sala di soggiorno, e capii che Emilia era rientrata. Ma non mi mossi e rimasi dove ero. Sentii al fine l'uscio dello studio aprirsi alle mie spalle e la voce di Emilia che domandava: Sei qui? Che fai? Lavori? Allora mi voltai. Ella stava sulla soglia, ancora con il cappello in testa e con un pacchetto in mano. Dissi subito, con una spontaneità che mi stupì, dopo tanti dubbi e tante apprensioni: No, non lavoro. Mi stavo domandando se debbo o non debbo accettare questa nuova sceneggiatura di Battista. Ella chiuse la porta e mi venne accanto, in piedi, presso la scrivania. Sei stato da Battista? Sì, mi offre abbastanza e siamo d'accordo. E allora, non ti piace il soggetto? No, è un buon soggetto. Che soggetto è? La guardai un momento prima di rispondere. Pareva al solito distratta e indifferente. Si vedeva che parlava per dovere. È l'Odissea, risposi brevemente. Ella posò il pacchetto sulla scrivania, quindi portò una mano al capo. E si tolse lentamente il cappello, scrollando poi i capelli compressi, ma il suo viso era vuoto e distratto. Non aveva capito che era il poema famoso, oppure quel titolo, come era più probabile, pur non essendole proprio sconosciuto, non diceva nulla. Beh, pronunziò finalmente quasi con impazienza, non ti piace? Se ti ho detto di sì, l'Odissea non è quella che si studia a scuola, perché non vuoi farla? Perché non mi va più. Ma se stamattina al più tardi avevi deciso di accettare? Tutto a un tratto capii che era giunto il momento di una nuova, e questa volta davvero definitiva spiegazione. Balzai in piedi, l'afferrai per un braccio e le dissi: Andiamo di là, debbo parlarti. Ella si spaventò, forse più per la forza quasi convulsa con la quale le stringevo il braccio che per il tono della voce. Che ti succede? Sei matto? No, non sono matto, andiamo di là e parliamo. Intanto la trascinavo, riluttante. Attraverso lo studio, aprivo l'uscio, la spingevo nella sala di soggiorno verso una poltrona. Siediti qui. Sedetti a mia volta davanti a lei e le dissi: Ora parliamo. Ella mi guardava dubbiosa e ancora un po' spaventata. Beh, parla, ti ascolto. Cominciai con voce fredda e incolore. Ieri, ti ricordi? Io ti dissi che non avevo voglia di fare questa sceneggiatura perché non ero sicuro che tu mi amassi. E tu mi rispondesti che mi amavi. E che la facessi pure, non è così? Sì, è così. Ebbene, dichiarai con risolutezza, io credo che tu mi abbia mentito. Non so perché, forse per compassione, forse per interesse. Ma quale interesse? Ella mi interruppe aspramente. Interesse, spiegai, che puoi avere di restare in questa casa che ti piace. Ella ebbe una reazione che mi colpì per la sua violenza. Si levò a sedere e disse, alzando alquanto la voce: Ma chi te l'ha detto? A me di questa casa non importa nulla, assolutamente nulla. Sono prontissima a ritornare in una casa ammobiliata. Si vede che non mi conosci, non te ne importa nulla. Provai a queste parole un senso di acuto dolore, come chi veda disprezzato in maniera ingiuriosa un dono per il quale ha affrontato molti amari sacrifici. Dopotutto questa casa, di cui ella parlava con tanto spregio, era la mia vita degli ultimi 2 anni. Per questa casa avevo abbandonato il mio lavoro preferito, avevo rinunziato alle mie più care ambizioni. Domandai con voce esile, quasi incredulo: Non te ne importa nulla? No, proprio nulla. La sua voce stonava quasi. Non so quale furore di disprezzo. Nulla, hai capito? Nulla. Ma ieri hai detto che ci tenevi a restare in questa casa. L'ho detto per farti piacere, perché pensavo che fossi tu a tenerci. Trasecolai dentro di me. Dunque ero io, che avevo sacrificato le mie aspirazioni teatrali, io, che non avevo davvero mai dato importanza a simili cose, ero io a tenere alla casa. Capii che ella era ormai, per qualche motivo che ignoravo, sulla strada della malafede e mi dissi che non serviva a nulla inasprirla, contraddicendola, ricordandole quanto, invece, ella avesse desiderato ciò che adesso ostentava di disprezzare. Del resto, la casa non era che un particolare, quel che importava era ben altro. Lasciamo stare la casa, disse cercando di padroneggiare la mia voce fino a un tono conciliante e ragionevole.
Non è della casa che volevo parlare, ma del tuo sentimento verso di me. Tu ieri mi hai mentito quando hai detto non so per quale motivo che mi amavi. Mi hai mentito ed è per questo che non ho più voglia di lavorare nel cinema, perché lo facevo unicamente per te. E se tu non mi ami più, non ho alcuna ragione di farlo. Ma chi ti dice che io ti abbia mentito? Nulla e tutto. Anche di questo abbiamo già parlato ieri e non desidero ricominciare. Sono cose che non si spiegano, si sentono. Io sento che tu non mi ami più. Ella ebbe ad un tratto il primo movimento sincero. Ma perché vuoi sapere certe cose? Domandò improvvisamente con voce triste e stanca, guardando verso la finestra. Perché? Lascia correre, sarà meglio per tutti e due. Allora, incalzai, tu riconosci che io possa aver ragione? Non riconosco nulla, vorrei soltanto essere lasciata in pace. Lasciami in pace. Ci fu quasi un suono di pianto in queste ultime parole. Poi soggiungendo, e ora ti lascio, vado a cambiarmi. Ella si levò in piedi. E si avviò verso la porta, ma io la fermai a volo, afferrandola per il polso. Avevo fatto altre volte questo gesto. Ella si alzava, diceva che doveva lasciarmi, e io, come mi passava davanti, l'afferravo per il polso che avevo lungo e fine. Ma un tempo io l'afferravo perché sentivo improvviso desiderio di lei, e lei lo sapeva, e si fermava docilmente, aspettando il mio secondo gesto, il quale poi consisteva nell'abbracciarle le gambe tuffandole il viso in grembo, oppure nell'attirarla sulle mie ginocchia. Tutto questo finiva con l'amore, dopo alcune resistenze e carezze, là dove eravamo, sulla poltrona o sul divano vicino. Questa volta però il mio intento era diverso, e non potei fare a meno di rendermene conto con amarezza. Ella non si ribellò, ma rimase in piedi, presso di me, guardandomi dall'alto della sua alta statura. Ma insomma, si può sapere che cosa vuoi da me? La verità. Tu vuoi per forza che le cose si mettano male tra di noi. Ecco quello che vuoi. Dunque tu ammetti che questa verità non mi farebbe piacere? Non ammetto nulla. Ma se tu l'hai detto, le cose si metteranno male tra di noi. L'ho detto tanto per dire, e ora lasciami andare. Ella però non si dibatteva, non si muoveva, aspettava semplicemente che io la lasciassi. Pensai che a questa fredda e sprezzante pazienza avrei preferito una violenta ribellione, e quasi con la speranza di provocare in lei un sentimento affettuoso, rinnovando l'antico gesto che un tempo preludeva all'amore, lasciai il polso e le abbracciai le gambe. Ella aveva una gonna lunga e molto ampia, ricca di pieghe. Abbracciandola la sentii ridursi e comprimersi intorno alle belle gambe dritte, muscolose e dure, come la velatura abbondante di una neve intorno all'albero. Provai allora il desiderio di lei in una maniera quasi dolorosa per la sua subitaneità e per il senso di disperata impotenza che l'accompagnava. Dissi volgendo gli occhi in su e mi riaccosai contro di me. Non ho proprio nulla e ora lasciami stare. Circondai più strettamente le sue gambe con le mie braccia, schiacciando il viso contro il suo grembo. Di solito quando facevo questo gesto, dopo un poco, sentivo posarsi sulla mia testa la sua grande mano che amavo tanto, in una lenta e tentata carezza. Era questo il segnale del suo turbamento, della sua disposizione a fare il mio piacere. Ma questa volta la mano rimase inerte e penzolante. Questo atteggiamento, così diverso da quello di un tempo, mi colpì dritto al cuore. La lasciai e, riafferrandola per il polso, gridai: «No, non te ne andrai. Devi dirmi la verità. In questo momento stesso non uscirai di qui finché non mi avrai detto la verità». Ella continuava a considerarmi dall'alto. Io non la vedevo, ma mi pareva di sentire il suo sguardo esitante sul mio capo curvo. Finalmente disse: «Beh, l'hai voluto tu. Non domandavo di meglio se tirare avanti come adesso. L'hai voluto tu. È vero, io non ti amo più. Eccola la verità». Si possono immaginare le cose più spiacevoli e immaginarle con la sicurezza che sono vere, ma la conferma di queste supposizioni, o meglio di queste certezze, giungerà sempre inattesa e dolorosa, come se non si avesse immaginato nulla. In fondo io avevo sempre saputo che Emilia non mi amava più, ma sentirmelo dire da lei mi fece lo stesso un effetto agghiacciante. Ella non mi amava più. Queste parole, tante volte pensate, assumevano pronunziate dalla sua bocca un significato tutto nuovo. Erano un fatto, non una supposizione, per quanto mischiata di certezza. Avevano un peso, una dimensione che nella mia mente non avevano mai avuto. Lo ricordo bene come ricevessi questa dichiarazione, probabilmente trasalii come chi si mette sotto una doccia gelata sapendo che è gelata, e tuttavia ricevendola trasalisce lo stesso, come se non l'avesse mai saputo.
Poi cercai di riprendermi, di mostrarmi in qualche modo ragionevole e obiettivo. Dissi più dolcemente che potei: vieni qui, siediti e spiegami perché non mi ami più. Ella ubbidì e sedette di nuovo, questa volta sul divano. Rispose un po' irritata: non c'è nulla da spiegare, non ti amo più. E questo è proprio tutto quello che ho da dire. Io mi rendevo conto che più cercavo di mostrarmi ragionevole, più la spina di quel dolore ineffabile mi affondava nella carne. Risposi, la faccia contorta da un sorriso forzato: ammetterai almeno che mi devi una spiegazione. Anche quando si licenzia la serva, le si spiega il perché. Io non ti amo più, non ho altro da dire. Ma perché tu mi amavi, no? Sì, ti ho amato molto, ma ora non ti amo più. Mi hai amato molto? Sì, molto, ma ora è finito. Ma perché? Ci sarà un perché? Ci sarà, forse, ma non lo so dire, so soltanto che non ti amo più. Non ripeterlo così spesso, esclamai quasi mio malgrado, alzando un poco la voce. Sei tu che me lo fai ripetere. Non vuoi convincerti, allora io te lo ripeto. Ora ne sono convinto. Seguì il silenzio. Emilia adesso aveva acceso una sigaretta e fumava guardando in basso. Io stavo chino, la testa tra le mani. Disse alla fine: se te lo dico io il motivo, tu lo riconoscerai? Ma io stessa non lo so. Ma se te lo dico io, potrai forse riconoscerlo. Va bene, su, dillo. Non parlarmi in questo modo, avrei voluto gridare, ferito dal suo tono sbrigativo e indifferente. Ma mi trattenni. E cercando di mantenere quel mio tono ragionevole, incominciai. Ricordi quella ragazza che qualche mese fa veniva in casa nostra a battere a macchina una sceneggiatura? Quella dattilografa. Tu ci sorprendesti mentre ci baciavamo, fu una debolezza stupida da parte mia, ma non ci fu che quel bacio, il primo e l'ultimo, te lo giuro. Poi non l'ho mai più rivista. Ora, di la verità, non è stato forse quel bacio a distaccarti da me? Di la verità, non è stato a partire da quel bacio che tu hai cominciato a non amarmi più? Mentre parlavo la guardavo con attenzione. Ella ebbe un primo movimento quasi di sorpresa e di conseguente di diniego, come se la mia supposizione le fosse sembrata del tutto assurda. Poi, come vidi chiaramente, un'improvvisa riflessione le fece cambiare espressione. Rispose lentamente: beh, mettiamo sia stato quel bacio. Ora che lo sai, ti sembra di star meglio? Fui subito sicurissimo che non era stato il bacio, come ella adesso pretendeva di farmi credere. Era chiaro. In un primo momento Emilia era stata addirittura sorpresa dalla mia supposizione, tanto era lontana la verità. Poi un calcolo improvviso gliel'aveva fatta accettare. Non potei fare a meno di pensare che il motivo del suo disamore dovesse essere molto più grave di quel bacio senza conseguenze. Un motivo, probabilmente, che ella non voleva rivelarmi per un superstite riguardo verso di me. Emilia non era cattiva, come sapevo. Non amava offendere nessuno. Evidentemente il vero motivo era offensivo. Dissi con dolcezza: non è vero, non è stato il bacio. Ella si meravigliò. Perché? Se ti ho detto di sì. No, non è stato il bacio, è stata un'altra cosa. Non so cosa vuoi dire, lo sai benissimo. No, non lo so, parola d'onore. E io ti dico che lo sai. Ella si spazientì, in una sua maniera quasi materna. Ma perché vuoi sapere tante cose? Ecco come sei, sempre vuoi frugare. Che te ne importa? Perché preferisco la verità, qualunque essa sia, la menzogna. Oltretutto, se non mi dici la verità, posso immaginare chissà che cosa, qualche cosa di molto brutto. Ella mi guardò un momento, in silenzio, in una maniera singolare. Che te ne importa? Riprese poi. Hai la coscienza tranquilla, no? Io, sì, certo. E allora che può importarti del resto? Insistetti. Dunque è vero. Dunque è qualche cosa di molto brutto. Non ho detto questo, ho detto soltanto che se tu hai la coscienza tranquilla, tutto il resto non deve importarti. Io ho la coscienza tranquilla, è vero, ma questo non vuol dire nulla, qualche volta anche la coscienza inganna. La tua, no? Non è vero? E la disse con un'ironia lievissima, che non mi sfuggì tuttavia e mi parve anche più offensiva della sua indifferenza. Anche la mia. Beh, devo andare, e la disse improvvisamente. Hai altro da dirmi? No, non te ne andrei prima di avermi detto la verità. Te l'ho già detta la verità, non ti amo più. Che effetto mi facevano quelle quattro parole? Diventai pallido e la supplicai dolorosamente. Ti ho già pregato di non dirmelo più, mi fa troppo male. Sei tu che mi costringi a ripeterlo. A me certo non fa alcun piacere dirlo. Perché vuoi che io creda che tu non mi ami più a causa di quel bacio? Proseguì, seguendo il filo della mia riflessione.
Un bacio è una cosa da nulla, quella ragazza era una sciocca qualsiasi e non l'ho mai più rivista. Tu queste cose le sai e le comprendi. No, la verità è che tu non mi ami più. Adesso, più che parlare, compitavo le parole cercando di esprimere la mia difficile e oscura intuizione. Perché qualche cosa è successo, qualche cosa che ha cambiato il tuo sentimento verso di me, anzi forse qualcosa che ha cambiato prima di tutto l'idea che tu ti facevi di me e poi conseguentemente anche il sentimento. Ella disse con sincero tono di sorpresa e quasi di lode: Bisogna riconoscere che sei intelligente. Dunque è vero. Non ho detto che è vero, ho detto soltanto che sei intelligente. Io cercavo e sentivo che la verità mi stava, come si dice, sulla punta della lingua. Insistetti. Insomma, tu prima che avvenisse una certa cosa pensavi bene di me, dopo hai pensato male e perciò hai cessato di amarmi. Può anche darsi sia andata così. D'improvviso provai un sentimento orribile. Quel mio tono ragionevole lo sentii, era falso. Io non ero ragionevole, soffrivo, anzi acutamente, ero disperato e furioso, ero distrutto. E perché mai dovevo tenere un tono ragionevole? Non so quel che mi avvenne in quel momento, prima ancora che me ne rendessi conto, ero balzato in piedi urlando: Ma non credere che io sia qui a chiacchierare del più e del meno! E le avevo saltata addosso e l'avevo afferrata per il collo e l'avevo rovesciata sul divano e le urlavo in faccia: Di la verità, dilla una buona volta, dilla! Sotto di me, il suo grande corpo perfetto che amavo tanto si dibatteva. Ella si era fatta rossa e come gonfia in volto. Dovevo stringere forte e capii che in fondo desideravo ucciderla. Ripetei: Dilla la verità una buona volta. E nello stesso tempo strinsi con forza raddoppiata e pensai: Ora l'ammazzo, ma meglio morta che nemica. Poi sentii che con un ginocchio ella cercava di colpirmi al ventre, e infatti ci riuscì, con una tale violenza che mi mancò il fiato. Questo colpo mi addolorò quasi quanto la frase non ti amo più. Era infatti il colpo di un nemico, il quale cerchi di far più male che sia possibile al suo avversario. Nello stesso tempo il mio odio omicida cadde. Rilasciai alquanto la presa e lei si liberò dandomi una spinta che quasi mi fece cadere dal divano. Quindi, prima ancora che mi riavessi, mi gridò con voce esasperata: Io ti disprezzo, ecco quello che provo per te ed ecco il motivo per cui non ti amo più. Ti disprezzo e mi fai schifo ogni volta che mi tocchi. Ecco la verità, io ti disprezzo e mi fai schifo. Ero in piedi, l'occhio e subito dopo la mano. Mi andarono ad un portacenere massiccio di cristallo che si trovava sul tavolo. Ella certamente credette che volessi ucciderla perché cacciò un gemito di paura e si coprì il viso con il braccio. Ma il mio angelo custode mi assistette. Non so come riuscì a dominarmi. Riposai il portacenere sul tavolo e uscii dalla stanza.